cambia ancora un po' la legge sul governo del territorio, la legge Marson, che risale alla fine della legislatura 2010-2015. L'obiettivo ora è velocizzare le pratiche per realizzare i progetti inseriti nel piano di ripresa e resilienza. La discussione è lunga e vivace. Alla fine i voti contrari sono soltanto due, ma i distinguo rispetto alla volontà della maggioranza sono molti di più. Le relazioni e il dibattito sulle infiltrazioni mafiose in Toscana dopo l'inchiesta sul CEO e la coda di veleni politici sono stati invece rinviati. Se ne riparlerà presto, anche se ormai gli esiti del lavoro della Commissione sono stati già ampiamente presentati e discussi nel dibattito pubblico, in TV e sui giornali. Via libera ai bilanci di previsione di IRPET e Artea, sì, con ampia maggioranza anche la nuova legge sulle piste ciclabili. Ci saranno più parcheggi e aree di sicurezza per le nostre due ruote. Un fiore all'occhiello del Consiglio regionale è il nuovo bando per i giovani. Si chiama Rigenerazione Toscana, con il trattino, che vuole significare che è destinato proprio a una generazione intera, particolarmente colpita da 2 anni di pandemia. Cominciamo proprio da qui, da Rigenerazione Toscana, un bando da 1.750.000 euro finanziato dal Consiglio regionale con le risorse del proprio avanzo di bilancio. Tutto l'ufficio di presidenza ha votato a favore. Noi speriamo che tutti i comuni della Toscana possano partecipare, possiamo finanziare più iniziative, più progetti, perché il nostro obiettivo è quello di restituire almeno in parte, una parte piccolissima, quello che i ragazzi e le ragazze non hanno potuto avere durante questa pandemia. Un po' abbiamo ristorato la maggior parte dei soggetti commerciali che ne avevano, ne richiedevano il sostegno da parte della regione, ma ai giovani non abbiamo potuto dare nulla. Questo è un modo per cercare di restituire in parte, anche se sappiamo una parte piccolissima, quello che questa pandemia gli ha tolto, cioè la socialità. Il bando scade il 16 maggio ed è diviso in 4 sezioni. La rigenerazione sarà urbana, culturale, sociale, inclusiva. Ogni comune potrà ottenere 15.000 euro in una sola di queste, assicurando una compartecipazione di almeno il 20%. Con Mazzeo a presentare il bando, che apre interessanti possibilità per i giovani e i giovanissimi, ci sono gli altri membri dell'ufficio di presidenza. Un bando con il quale finalmente si dà attuazione alla legge regionale 3 del 2022, che utilizza le risorse derivanti dall'avanzo di bilancio del Consiglio regionale. 1.750.000 euro destinati ai comuni per scopi di promozione sociale, culturale, di aggregazione, la street art, l'identità, il tema dei parchi giochi inclusivi per i ragazzi, i bambini diversamente abili, un'attenzione speciale da parte del Consiglio regionale verso le nuove generazioni, così come è previsto dallo stesso articolo 3 dello statuto, perché vi è proprio questa menzione della salvaguardia e della promozione della vita delle generazioni future. E quindi questo è veramente quello che abbiamo fatto tutti insieme. L'idea nasce da provare a mettere insieme i ragazzi, i giovani, soprattutto nei comuni, le associazioni, provare a trovare degli spazi, dei luoghi di aggregazione. Questo è il punto che a me particolarmente sta a cuore, quindi la possibilità per molte persone di ritrovare anche livelli di socialità dove la pandemia aveva un po' allentato queste relazioni, ovviamente altri progetti che poi possono riguardare anche l'arte di strada, possono riguardare ovviamente la produzione di festival, di concerti, di iniziative, la riqualificazione del verde, qualsiasi progetto che consenta alle persone di stare insieme con altre persone. Con 24 voti favorevoli, 2 contrari e con 9 consiglieri che non hanno partecipato al voto, il Consiglio regionale approva la modifica della legge urbanistica. È una norma a tempo, dicono dalla maggioranza che ha promosso l'intervento, vale per l'attuazione delle misure previste dal piano di ripresa e resilienza e dal piano degli investimenti complementari, PNC. La semplificazione, che velocizza certe verifiche ambientali e deroga ad alcune norme ambientali quando i progetti rientrano tra quelli del PNRR, ha suscitato nelle scorse settimane reazioni dure degli ambientalisti, inizialmente anche di un sindacato e di alcune forze politiche. Dalla maggioranza ne difendono la ratio e l'obiettivo finale, assicurando comunque la transitorietà delle norme. Noi abbiamo promosso questa legge con l'intento di ridurre i tempi, di semplificare le procedure laddove occorre una variante urbanistica. Non si tratta di nessuno stravolgimento,
sarà una legge limitata nel tempo, collegata al PNRR e limitata negli effetti, perché sarà limitata alle opere finanziate con questo strumento, che rappresenta, lo ricordiamo, un'occasione per la Toscana, e l'interesse di tutti noi della Toscana è quello di portare tante risorse e investimenti del PNRR nella nostra regione e far sì che questi si trasformino in opere rapidamente e nei tempi imposti dall'Unione Europea. Si spinge oltre Italia Viva, che appoggia il provvedimento ma chiede una revisione generale della legge Marzon. Italia Viva è stato il primo partito presente in Consiglio regionale a depositare una legge per modificare la legge Marzon, la 65 del 2014. Noi l'avremmo voluta abolire completamente. Bene, comunque un passaggio importante che semplifica le opere pubbliche dei comuni, soprattutto quelle finanziate dal PNRR. Le opere che devono essere realizzate in tempi celeri devono avere un procedimento veloce, semplificato, via la burocrazia. Si arriva a fare finalmente una legge che tanti sindaci hanno chiesto, tanti comuni, tanti enti, per fare delle opere pubbliche importanti per la Toscana. Ovviamente noi chiediamo di fare di più, di eliminare anche le conferenze di copianificazione, non soltanto per le opere del PNRR ma per tutte le opere della nostra regione. Quando anche a livello nazionale ci siamo mossi noi per fare il piano shock delle opere pubbliche, sono arrivati i commissari, le opere sono partite. Il centrodestra invece ha toni critici, presenta diversi emendamenti che vengono respinti, alla fine si divide, dicono sì Forza Italia e la consigliera del gruppo misto, non esprimono il voto Lega e Fratelli d'Italia. La posizione su una semplificazione per i progetti che dovranno essere fatti sui nostri territori con i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza chiaramente non ci può trovare contrari. Quello che ci preoccupa è che alcune decisioni e alcune modifiche alla normativa urbanistica regionale, come questa proposta di legge che abbiamo discusso oggi in aula, è un problema di tipo diverso, perché pone un'attenzione che deve essere rivolta ai territori. In particolare noi abbiamo preso posizione per quello che riguarda le amministrazioni comunali. Noi non vogliamo che le decisioni che devono essere prese su alcuni progetti importanti passino sopra la testa dei territori e delle amministrazioni comunali. Quindi chiediamo che i consigli comunali siano parte attiva e integrata di quei procedimenti complessi che purtroppo una normativa urbanistica regionale come quella che abbiamo noi pongono in essere in maniera molto rilevante. La regione Toscana negli ultimi 20 anni ci ha abituato a caricare di norme, di passaggi burocratici, di piani, contropiani, verifiche, tutti i passaggi e tutte le singole opere edilizie. Basti pensare a quello che deve fare un povero cristiano per spostare una finestra di 50 centimetri in regime di vincolo paesaggistico. Poi d'un tratto si sono resi conto che non sono in grado di gestire questa congerie enorme di norme e quindi vogliono sostanzialmente spazzare via il passaggio dei consigli comunali laddove la realizzazione di questi progetti comporti variante alla pianificazione urbanistica. Noi su questo non siamo d'accordo, così come non siamo d'accordo nell'eliminare la VAS, la valutazione ambientale strategica, soprattutto per i progetti di più ampio impatto sul territorio, perché diventa una contraddizione clamorosa applicare i progetti del PNRR, che come sappiamo è il Green Deal, cioè la rinascita verde dell'Europa, eliminando la valutazione ambientale strategica. Le critiche del Movimento 5 Stelle invece si traducono in un voto contrario. Si dice che si superano transitoriamente le regole, la normativa che era stata prevista per far sì che possano essere fatte queste opere. Ebbene, io voglio ricordare a tutti che per superare transitoriamente questa legge ci saranno poi delle opere ben poco transitorie che insisteranno sul nostro territorio per decenni e che se fossero mal costruite potrebbero costituire un danno più grande dei soldi che riusciamo ad intercettare, perché superare la valutazione ambientale e comprimere i poteri dei comuni e dei consigli comunali a cercare di analizzare quello che è l'impatto sui propri territori di queste leggi e di quelle opere, cercare di limitare temporalmente la conferenza di copianificazione e addirittura chiedere di derogare a 10 articoli un'intera legge, significa scavalcarla e di fatto annullarla. Erano in votazione 2 bilanci importanti nell'ultima seduta, quello di Artea, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, che è in una fase di passaggio con la nuova politica europea,
per il settore e quello di IRPET, l'Istituto di Programmazione Economica della Toscana. E qui è salita la tensione, con un risultato finale che mostra una spaccatura netta: 22 sì, 11 no, 2 astensioni. Cosa non convince in particolare il centrodestra? Sono diverse zone d'ombra per quanto riguarda IRPET, ma soprattutto direi la giunta regionale. Si è approvato il bilancio di previsione 2022, ma non quello pluriennale 2023-2024, perché di fatto manca il parere del collegio dei revisori. Quello che noi notiamo è che proprio vi è un vizio di legittimità a riguardo, proprio perché, come dicono i sindaci revisori, manca la delibera di assegnazione delle risorse da parte della giunta. Quindi il Consiglio regionale ha votato l'atto riguardante IRPET, ma con questi rilievi che sono stati fatti appunto dal Collegio dei Revisori, ma anche dalla direzione tecnica. Noi da IRPET vogliamo qualcosa di più. La fotografia ce l'abbiamo, ce la dicono i cittadini tutti i giorni. Noi vogliamo capire come reagire, dove dobbiamo andare, dove andranno le aziende, il comparto del tessile e il comparto del calzaturiero, chiuso il mercato russo, dove andremo ad approvvigionarci dal gas, chiuso il gas dalla Russia, quali turisti verranno nella nostra Versilia e nella Toscana del Sud, visto che i turisti dall'Ucraina e dalla Russia non arriveranno più. Ecco cosa chiediamo ad IRPET, e lo chiediamo perché quell'istituto di programmazione per noi ha un valore fondamentale, se nell'analisi dei dati c'è anche l'individuazione di una prospettiva, naturalmente in collaborazione con Sviluppo Toscana, con Toscana Promozione, cioè con le agenzie della regione che parlano di programmazione, che parlano di sviluppo regionale e che parlano di dove portare le nostre aziende. Così non è, e oltretutto dentro quel bilancio, consentitemi di dire, ci sono 350.000 euro di incarichi professionali e di consulenze esterne e oltre 153.000 euro per salari, stipendi e viaggi del management. Era stato il presidente della Commissione Affari Istituzionali a spiegare le cifre del bilancio e ad elogiare il modello dell'IRPET e il suo programma di attività. IRPET è un ente estremamente prezioso sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale della Toscana, in quanto svolge un'attività di ricerca, un'attività di consulenza per la regione che è particolarmente delicata e incisiva in alcuni settori strategici di governo del territorio. Le entrate di IRPET sono dovute soprattutto a un contributo ordinario che viene dalla regione, un contributo consistente, al quale poi si affiancano diverse centinaia di migliaia di euro che derivano dalle risorse dei fondi regionali, dai fondi nazionali e soprattutto dai fondi europei. Sul fronte dei costi, IRPET ha chiaramente un costo molto elevato collegato al personale, oltre 2 milioni di euro. Tutta l'attività di IRPET si basa sulla ricerca, sulla consulenza e quindi l'investimento nel personale diventa di rilevante importanza, oltre che nell'acquisto di beni e di servizi come ad esempio le banche dati sulle quali vengono costruiti poi modelli elaborati da IRPET. Apprezzamento da parte della maggioranza del Consiglio regionale nella consapevolezza di quanto finora è stato svolto da IRPET e quanto ancora sarà preziosa la collaborazione di IRPET negli anni a venire. Sul tema è intervenuto anche il presidente della giunta, che sottolinea la riorganizzazione dell'istituto e l'efficacia sempre delle sue analisi. La capacità previsionale, lo vediamo in questi giorni, sul turismo, sui movimenti che da un punto di vista economico sviluppa la Toscana, grazie alla preziosa collaborazione di questo istituto, rendono la Toscana una delle regioni più virtuose nella capacità di presentare anche dati positivi, perché indubbiamente è proprio il riscontro di un risveglio forte del turismo nella nostra Toscana che ci fa sperare positivamente per il futuro. Parole che tuttavia non convincono appieno le opposizioni, che rilanciano la sfida. La scelta è: rilanciamo questo istituto oppure, come dire, ci soffermiamo al mero dato contabile. Noi siamo convinti che oggi questo istituto possa avere ancora un ruolo strategico ed importante, purché ci sia chiarezza da parte della Giunta. Ricordo che noi siamo ancora in attesa del piano regionale di sviluppo, che è l'atto fondamentale per delineare le strategie future di Regione Toscana. Ecco, se riusciamo a fare sistema, a organizzare l'insieme di tutto ciò che è strumentale a fare una programmazione efficace, noi su questo non possiamo che essere favorevoli.
L'approfondiremo tra una settimana, ma il Consiglio approva un'altra legge importante, quella sulla mobilità ciclistica. 10 anni ormai dalla prima legge organica nella nostra regione. Ci sono novità di rilievo, si incentiva il bike sharing, insomma la condivisione delle due ruote, la realizzazione di aree apposite di priorità e di parcheggi vicino ai luoghi più importanti. E poi si punta a valorizzare le piste ciclabili, anche favorendone i costi per la manutenzione. Ai primi di maggio ci sarà il confronto con gli enti locali sul progetto per Coltano, quello di una base di addestramento per i reparti speciali dei carabinieri, GIS, Tuscania, Unità Cinofile. Le strutture sorgerebbero nell'area del vecchio centro radar, che oggi è dismesso, e in quelle attorno, ma siamo all'interno del parco e le voci contrarie in questo periodo si sono moltiplicate, anche all'interno delle forze che sostengono il governo. Questo progetto già sostanzialmente definito, che andrebbe ad impegnare oltre 73 ettari del parco di Migliarino, San Rossore e Massasciuccoli, edificando edifici e strutture per circa 440.000 metri cubi, è piovuto addosso senza un confronto, una concertazione, un'informazione preventiva con gli enti territoriali. Quindi soprattutto il metodo abbiamo criticato, ma anche l'impatto, perché nel parco ovviamente andare a costruire una realtà così impattante, così consistente, significa snaturare, stravolgere un territorio di pregio dal punto di vista ambientale, naturalistico e paesaggistico. La nostra espressione ricalca quella che è stata data dalla maggior parte degli enti, delle associazioni e della popolazione pisana: contrarietà. Non è giustificabile, con la bonifica di un ridottissimo numero di ettari e l'utilizzo di altri, ben 70, a scapito di una riserva, di un parco che invece è caratterizzata dal punto di vista agricolo e della sostenibilità ecologica. Ancora meno accettabile che venga fatto con i soldi del PNRR. È necessario quindi, come ha proposto anche il presidente dell'ente parco Migliarino San Rossore, una revisione di questo progetto e soprattutto una rilocalizzazione. Ci sono moltissime aree dismesse da bonificare che possono essere utilizzate sempre in quell'area e che vanno assolutamente valutate. Non è possibile scavalcare gli enti locali nel modo in cui è stato fatto. Si tratta di un intervento enorme di circa 700.000 metri cubi, una cosa incredibile, con un forte impatto ambientale e anche con una discutibile decisione sul fatto se serve o meno fare un intervento così grande in un momento come questo. Serve a nostro avviso riqualificare delle aree dismesse, utilizzare altre aree della Toscana, se proprio serve fare questo intervento. È una base logistica, militare, ovviamente, che può essere utile al sistema di difesa nazionale, però è evidente che si deve utilizzare una scelta per localizzare questo intervento che possa essere migliore, non impattante, non certo in un parco ambientale, andando a edificare ex novo un terreno ovviamente incontaminato. Si possono riqualificare gli edifici dismessi, aree industriali abbandonate, o comunque possiamo legarci a delle aree urbane anche per dare una redditività diffusa alla Toscana. È evidente che un intervento del genere porta anche redditività, ma ci possono essere tante aree in Toscana che hanno bisogno di magari di avere questi interventi anche per portare una redditività diffusa sulla Toscana, laddove a Pisa già esistono altri interventi simili. Fuori dal governo, ma fortemente interessato alle vicende pisane, è il partito del consigliere Petrucci. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo preso una posizione molto chiara, ovvero nessuna pregiudiziale ideologica di contrarietà rispetto al fatto che nel territorio pisano possa arrivare un centro di addestramento per i carabinieri, anzi ne saremmo orgogliosi. Nessuna pregiudiziale nemmeno rispetto al fatto che possa essere fatto all'interno del parco di Migliarino, Massasciuccoli e San Rossore e non all'interno di San Rossore, come si è in maniera strumentale voluto far passare. Quella zona, Coltano, non c'entra niente con San Rossore, è una zona marginale del parco di Migliarino, Massasciuccoli e San Rossore, tra l'altro prospiciente una discarica, un inceneritore vicino all'area industriale di Montacchiello e di Ospedaletto, un'area fortemente degradata, la ex stazione radar di Coltano è in situazioni di fatiscenza. Pensiamo però che sia necessario e opportuno che quel progetto faccia un percorso all'interno delle sedi istituzionali.
La Commissione Sanità e Politiche Sociali ha continuato il suo lavoro che presto porterà alla relazione finale per gli Stati Generali della Salute. Durante l'ultima riunione l'accento è stato posto sul tema centrale delle liste d'attesa. L'assessore e il dirigente hanno spiegato che la richiesta di prestazioni è aumentata in media del 26%, quella di visite specialistiche del 17%, per le visite cardiologiche addirittura l'incremento è del 40%. Insomma, dopo il Covid c'è da recuperare tutto quello che non si è fatto, ci sarà un'ulteriore verifica comunque entro un mese. Intanto, proprio per documentare il dramma della pandemia nella nostra regione, ci possono aiutare anche le foto, come quelle 128 della mostra Virus Immagini Filtro Covid, selezionate da due associazioni di fotografi di Castel Fiorentino e Certaldo. La Commissione Territorio e Ambiente invece ha valutato l'impatto acustico e ambientale dell'aeroporto di Peretola. Il problema, lo sappiamo, è soprattutto nella zona di Quaracchi, Brozzi e Peretola. La soluzione, ha detto il presidente della Giunta, è la nuova pista di 2200 metri parallela all'autostrada. Garantirebbe la compatibilità ambientale e ridurrebbe sensibilmente l'inquinamento acustico e atmosferico con maggiore sicurezza. Da parte dell'opposizione si ribadisce come, a prescindere dai tempi per realizzare la pista, sia doveroso intanto ottemperare a tutte le prescrizioni che possono dare risposta ai cittadini che ogni giorno vivono grandi disagi. Infine, siamo al 25 aprile, alla festa della Liberazione. Alla vigilia il Presidente della Giunta annuncia la volontà di inserire esplicitamente nel nostro statuto regionale il riferimento all'antifascismo e alla resistenza. Il testo, che naturalmente dovrà essere approvato dal Consiglio regionale in doppia lettura, diventerebbe il primo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Toscana. Noi ora ci fermiamo qui. Appuntamento tra 7 giorni, venerdì 29 aprile alle 21:15, dopo il TG della sera.